Buongiorno! Inizio questo video così in accappatoio, ma non perché mi sono appena svegliata, perché sono le 2:35, ma perché sto finalmente meglio, quasi, quasi meglio, e ho dedicato la mattinata alle riprese. La situazione qua è questa, ma ho deciso di attaccare questo video ora perché mi sono appena preparato un pranzetto che è la fine del mondo. Ho assaggiato in realtà una mini forchettata, per cui in realtà non è che sono proprio certa al 1000% che sia buono, però qualche dubbio ce l'ho, perché ieri sera ho preparato queste verdure al forno buonissime, semplici, carotine tagliate proprio a bastoncini e zucchine tagliate a bastoncini e radicchio. Quello che è avanzato oggi l'ho sminuzzato un po'. Ho schiacciato dei ceci, metà della quantità di ceci, metà li ho lasciati interi, e ho saltato il tutto in padella con un po' di acqua della cottura della pasta. E ho preparato anche una pasta e il risultato è questo. Praticamente è una roba bellissima da vedere, guardate quanti colori. E assaggiamo. Ho comprato questa pasta, è già la seconda volta che la compro, la pasta di garofalo senza glutine. Tanti le chiamano rigirette, ma sul pacco della garofalo c'è scritto Mafalda. Non so perché. È buonissimo. È veramente buonissimo. Wow. Dopo diversi giorni a mangiare robe tipo riso, patate, roba in bianco, mangiare una pasta così è favoloso. Tra l'altro, l'aver schiacciato metà dei ceci e aver aggiunto dell'acqua della cottura ha reso tutto il condimento molto più cremoso rispetto a come sarebbe stato se avessi semplicemente buttato dentro la padella gli ingredienti. Ed ecco qua una soluzione per pranzo vegana, super sana, super proteica e completa di tutti i macro elementi. Un'altra cosa che ho scoperto di recente sono la fine del mondo. Sono dei crostini senza glutine della Shar. E non li avevo mai mangiati. Li ho trovati in un'Esselunga diversa rispetto a quella che frequento solitamente e li ho adorati. Ho comprato due pacchi. Uno l'ho già finito, inutile dirvelo. Li ho comprati lunedì, oggi siamo. No, li ho comprati martedì, oggi siamo già a venerdì. Vi dico solo questo. Sto per finire anche il secondo pacco. Ovviamente non lo finirò durante questo pranzo, perché adesso li ho aperti giusto per sgranocchiare qualcosa mentre si preparava la pasta. Adesso direi che la porzione qua è abbastanza grande. Mangio e dopo riprendo quei lavori di riprese, ma in questo video non parleremo di questo, parleremo di tutt'altro. Anche se il tempo non ci dà grosse soddisfazioni, sta arrivando veramente la primavera e questo significa che bisogna rivoluzionare la casa. E oggi comincio a sistemare la casa, comincio a fare un po' di pulizie generali per risvegliarla dall'inverno e prepararla all'arrivo della bella stagione. Sono andata da Brico e ho comprato alcuni prodotti e oggettini che mi aiuteranno a sistemare meglio la casa, ma prima di procedere devo mangiare perché questo è un altro giorno ed è di nuovo arrivato il momento di pranzare. Sono quasi le 3, ma fa niente. E vorrei preparare qualcosa di veloce, ma che implichi la pasta e il radicchio. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora, il mio pranzo è pronto. Praticamente ho frullato tutti gli ingredienti. L'aspetto non è proprio invitante, ma speriamo sia buono. Ho un po' esagerato con il condimento, ma ho bisogno di
Proteine. Voglio fare il test con voi. Vediamo un po'. Se questa è una buona ricetta, cambio lavoro. Ho bisogno di un'altra forchettata perché sennò. È buonissimo. È di un buono, ma non di qualcosa di oh my god, ma quella cosa basic, super buona. Buonissima. Mamma mia. Tra l'altro ne ho fatta un po' di più, così stasera la mangio con della verdura gratinata al forno. Forchettata dopo forchettata, sempre più buono. Poi tra l'altro ho usato le linguine che sono la mia pasta preferita. Cheers! Torniamo a noi per un mini unboxing di quelli che sono i miei acquisti di oggi. La prima cosa, un accessorio per l'armadio. Questo è il solito coso appendibile, che non so come si chiama, i ripiani appendibili, per sistemare tutti i miei vestiti da allenamento, perché si sa, quando i vestiti stanno dentro l'armadio, in qualche modo cominciano a camminare e si mescolano tra di loro e si crea tutto il disordine. Funziona esattamente così, no? Poi ho preso delle cosine per le pulizie. Questi li ho già comprati diverse volte e non so dove spariscono ogni volta. Spero che questa volta non spariscano più. Poi spugnette per pulire i sanitari. L'anticalcare, lo scioglicalcare da provare, questo costava poco, proveremo e vi dirò come va. Perdonate l'intrusione, ma sto montando il video e mi sto rendendo conto che ci sono alcuni buchi narrativi da colmare. In questo caso sto parlando di questo scioglicalcare, sto dicendo che l'ho comprato perché costava poco, ma non è esattamente così. L'ho comprato perché ce n'erano tanti, di tanti tipi. E il prezzo andava da questo che era il meno caro, forse costava 2 euro, poco meno, poco più di 2 euro, e altri che costavano anche 12 euro. Ho girato il prodotto, i prodotti, e ho letto le etichette, e su tutte c'era scritto tensioattivi anionici, il che mi ha fatto pensare inferiore, poi tra l'altro al 5%, identico su tutti. Che tra l'altro sono gli stessi principi su tutti i prodotti per le pulizie, anche sul detersivo, su tutto. E non so se poi, probabilmente ci sono altri ingredienti che non sono messi sulle etichette perché non è obbligatorio, non lo so, in questo momento sto ignorando questa cosa. Andrò a studiare e vi dirò, ma lasciamo stare per il momento. Fatto sta che così, ignorantemente, cioè non sapendo di più, leggendo su tutte la stessa composizione mi sono detta qual è la differenza tra quello che costa 2 euro e quello che costa 12. E allora mi sono detta, per non sapere come funziona né quello che costava meno né quello che costava di più, ho preso quello che costava di meno. Perché? Perché mi sono detta che se il principio attivo è lo stesso, allora funzionerà. Una spazzola, questa è quella per i pavimenti, ma io l'ho presa per grattare le pareti della doccia. Mi sembrava una soluzione intelligente. La proverò e vi dirò anche qua. E poi delle mascherine. Queste le ho prese perché devo fare un trattamento con la candeggina o l'antimuffa. E non mi voglio intossicare. Praticamente col fatto che questa è una casa vecchia, c'è tanta umidità e si forma un sacco di muffa che ogni tot bisogna togliere. In bagno avevamo rifatto completamente, grattato via tutto, abbiamo fatto venire una persona che ha tirato giù tutto
tutto e rifatto le pareti con prodotti specifici, con pittura antimuffa. Vi dirò che non ha aiutato a niente. Pochi mesi dopo siamo di nuovo nella stessa situazione di prima e sono un po' sconsolata per questa cosa, però cosa devo fare? Questo è quanto bisogna sistemare. Bisogna prendersi cura per avere una situazione bella. Sono a metà dell'opera, ma ho dovuto interrompere perché ho finito il prodotto magico e sono uscita, sono andata da Risparmio a casa perché è lì che mia sorella ha comprato questo prodotto magico. E è successa una cosa. Il sabato, da Risparmio a casa, perlomeno quello della mia zona, è puro delirio. Vero delirio, cioè proprio code lunghissime, da starci anche mezz'ora. Io oggi sono stata parecchio fortunata, ho fatto forse 5 minuti di coda alle casse. Ma è successa questa cosa, praticamente avevo guardato dove fosse la fine della coda e mi sono messa educatamente in coda, mantenendo comunque la giusta distanza di almeno mezzo metro dal mio compagno di coda, tranquillo anche lui. Ad un certo punto, perché poi non è che eravamo in campo aperto, no, era tutto nascosto da corsie, e ad un certo punto, quando spuntiamo da dietro il muro, mi ritrovo all'improvviso con accanto una signora che insistentemente cercava di prendere il mio posto nella coda. Dietro di lei ovviamente c'erano altre 5-6 persone, quindi lì per lì non è che si trattava solo di far passare una signora, ma si trattava di ammettere che io sia quella fuori dalla coda e far passare 6 persone prima di me. Ora va bene tutto, va bene la carità, ma questa supponenza non mi va proprio giù. E allora, dopo che la vedo insistere, le dico: signora, guardi che ero già in coda. No, non era in coda perché no, non era lì. Al che quello prima di me si gira e dice: no, guardi che era dietro di me. Ah, non l'ho vista. Ok. Dico, ecco, infatti non mi ha vista. Beh, poteva anche mettersi più avanti, no? Più avanti dove? Esattamente. Dentro il carrello di quello davanti? Non so, mettere un segnaposto per dire sono qui, vedimi. Tutto questo per dire che cosa? Che a volte basterebbe semplicemente dire non sono sicura, ma credo che, e mi dispiace, un vero mi dispiace, un sentito mi dispiace. Perché facciamo così fatica a dire mi dispiace, ho sbagliato? Perché? Perché è più forte di noi, allora dobbiamo insistere su questo tono polemico, e quando ti dico e tutti i fatti ti dicono hai sbagliato, devi insistere e far sentire comunque sbagliato l'altro, perché in tutto questo io mi sono sentita mortificata nel doverle ribadire, guarda che ero qui. E questo fa rimanere parecchio male. Perché uno può capitare, io lo ripeto, io ho fatto il giro, ho guardato dove fosse l'ultima persona in coda e va bene.
Mettiamo che tu ti sei fidato di quello che hai visto e non hai fatto il giro come me perché non controlli due volte. E hai detto, ok, lui è l'ultimo in coda e non hai nemmeno chiesto, e va bene, ti sei fidata. Ok, ma perché quando uno ti dice una cosa devi per forza dire non è così? Io sono sicura perché è quello che ho visto. Potresti aver visto soltanto parte della verità. Eri in buona fede, ma non lo sei più nel momento in cui continui la polemica. Perché io lo so che capita, anche a me è capitato diverse volte in metropolitana, ad esempio, ai tornelli c'è sempre la persona che non trova l'abbonamento o il biglietto. E non è che si mette da parte a cercarlo e poi passare. No, si mette puntualmente fronte tornelli, di modo che tu non possa passare. E allora quando mi è capitato, magari ero di fretta o non avevo voglia semplicemente di aspettare, ho detto permesso, o è anche capitato che c'erano persone che stavano temporeggiando, parlando con altri, cercando l'abbonamento, distratti, non proprio vicinissimi, ho preso e sono passata davanti e mi sono sentita gridare dietro: ah, l'educazione! E lì mi sono resa conto che ok, sono passata davanti, quella persona stava per passare e quindi la mia valutazione è stata errata perché io mi sono fidata di quello che ho visto, non mi sembravano delle persone che volessero passare in quel momento lì e mi sono buttata. Ho sbagliato. Ok, mi giro e ti chiedo scusa. Se andavo sulla logica che è stata applicata su di me oggi, mi sarei dovuta girare e dire: signora, ma lei stava tentennando davanti ai tornelli, perché stava perdendo tempo? Io dovevo passare, io non c'ho tempo da perdere. No, perché l'altro c'ha tempo da perdere. Sono sempre i modi in cui rispondiamo a quello che ci capita, perché tanti, ma troppi conflitti si potrebbero evitare banalmente mettendo in dubbio le nostre convinzioni. Potrebbe suonare come una filippica, ma non vuole essere quello, veramente. E che questa cosa mi ha scosso talmente tanto perché comunque è una cosa che sto imparando a fare, ma faccio fatica a far valere il mio diritto di mi sono messa come una brava persona in coda, non superarmi. E queste cose mi fanno arrabbiare perché poi devo farmi valere e io preferirei far passare l'altro piuttosto che farmi valere, però ci sono alcuni momenti in cui dico cacchio. Allora, se sei educato, carino e dici mi dispiace, io ti dico ma sì, passa pure, tanto hai due cose, anche io ne ho due, ma non mi cambia la vita aspettare un minuto in più. Però se parti già con questo atteggiamento, forse è quel lato in me tipo maestrina e qua mi metto sul banco degli imputati che vuole far capire agli altri che hanno sbagliato. Questa non voleva essere pubblicità Decathlon, comunque è andata così. Vabbè, cosa ho comprato? Sono andata per comprare il prodottino magico, ma giustamente vuoi non comprare delle altre cose perché tra l'altro il risparmio a casa è super rifornito. E visto che la legge dei 2 minuti inizia a fare una cosa per 2 minuti e poi probabilmente passerei una settimana intera a farla, funziona su di me. Adesso che ho visto che sta funzionando quello che sto facendo, voglio andare avanti a proprio fare delle pulizie profonde di primavera. E allora ho comprato lo spolverino, i piumini cattura polvere, per togliere la polvere nei punti che non sono proprio raggiungibili, tipo i termosifoni, tipo gli angoli nascosti, dietro le cose che non si riescono a spostare, tutte quelle cosine là. Poi ho trovato questo contenitore e mi è piaciuto un sacco, l'ho preso e adesso vi faccio vedere perché. Tra l'altro non so nemmeno quanto mi è costato questo contenitore, l'ho preso 4,50 euro. Dai, onesto.
Era l'unico trovato così a caso, probabilmente abbandonato da qualcuno, e l'ho tirato su. Cosa ho preso? Il prodottino magico è questo. Chief Ultra Muffa. Io devo essere molto sincera. Adesso vi faccio vedere il lavoro fatto e i risultati. Ma ne ho provati diversi di antimuffa e questo fa miracoli. Questo fa veramente miracoli. Quindi ho comprato due boccette perché le aree da trattare sono tante, soprattutto gli angoletti su in alto sono da trattare bene, perché non va bene avere la muffa in casa. Poi ho preso un detersivo per i vetri, perché ho nadato col sole, ma anche adesso che i vetri sono parecchio sporchi. E poi un igienizzante Chantecler multiuso che deve detergere e rimuovere germi e batteri, solite cose. Non l'ho mai provato e lo proverò. E mi hanno regalato anche un gel mani. Qualcuno li usa più questi gel, perché in periodo, quel periodo là, buio, la gente proprio impazziva per questi gel. Io non li ho mai amati particolarmente, diciamo che li usavo quando entravo nei negozi, se c'erano lì davanti all'ingresso. Poi non mi piacevano tanto, preferivo piuttosto le salviettine inumidite per lavarmi le mani, perché queste robe qua poi rimanevano addosso alle mani e comunque lo sporco rimaneva su. E però mi ha fatto sorridere, perché adesso non vedo più tanta gente usare queste cose, però non è che non è più necessario igienizzarsi le mani, ma l'idea è questa. Quindi un contenitore per tutti i detersivi, per tenerli in modo un po' più organizzato. Ma torniamo ai lavori. Vi voglio far vedere il mio outfit da pulizie estreme con questi prodotti un po' aggressivi. Praticamente sto usando la mascherina, che devo dire, rispetto alle altre volte che ho fatto questo trattamento, mi sta davvero dando una grossa mano. E poi in testa ho la cuffia della doccia, la metto in testa fino a qua e copro anche gli occhi, mentre dovrei usare magari degli occhialini adatti, ma non li ho, e allora uso quella. Ci si adatta, insomma. Let's go. Risultati miracolosi, letteralmente. E se vi viene in mente che ho passato il tempo a grattare, niente affatto. Praticamente questo è un trucco della scuola di mio padre per neutralizzare la muffa. Si spruzza semplicemente lo spray antimuffa oppure candeggina bianca pura. Il motivo per cui ho indossato la mascherina è questo, e mi sono coperta bene, e si lascia agire. Non bisogna, come c'è scritto sul flacone, pulire dopo il muro. Perché? Perché bisogna lasciare che si asciughi sopra e che la muffa venga completamente distrutta dagli agenti della candeggina. E sono sbalordita dal risultato. Sinceramente è rimasto tutto bianchissimo. Poi adesso in realtà c'era tutto attaccato dalla muffa, adesso è tutto bianchissimo. Ho usato lo stesso prodotto anche nella doccia, sulle fughe, e sulle fughe su questa parete qua, che stranamente si erano riempite un po' di muffa, e non me ne ero accorta perché chiudendo la porta non le notavo. E ovviamente quando inizi a pulire qualcosa, una sola cosa, ti accorgi che anche la cosa accanto è sporca.
E siccome per molto tempo io ho fatto le cose proprio indispensabili e non sono andata in profondità, c'è tanto lavoro da fare. In questo momento, perché a me vincere facile non piace. Allora, siccome c'erano dei punti negli angolini, anche della cucina, comunque l'ho fatto anche qua. E allora, già che c'ero, visto che queste comunque sono le pulizie di primavera, ho tolto anche le tende e poi ho notato che c'era della sporcizia anche intorno al lavandino e anche il lavandino stesso. E c'erano delle macchie che io pensavo non sarebbero mai andate via con nessun tipo di prodotto. Ma mi sbagliavo e mi dispiace non avervi fatto vedere lo stato di questo lavandino, che era pulito, però pieno di calcare, perché adesso è perfettamente pulito, sembra nuovo. Al che ho deciso che vi farò vedere l'effetto sullo scolapiatti. In questo momento è pulito, però è sporco di calcare, cioè quelle macchie lì sono semplicemente calcare che non va via. Il prodotto magico, abbiamo detto, è questo, costato meno tra tutti quelli acquistati, ma si sta rivelando miracoloso. In realtà andrebbe diluito e in realtà non andrebbe ingerito, per cui dovrò sciacquare bene tutto quanto, ma siccome sono pulizie che si fanno una volta ogni tanto, queste non è che si fanno tutti i giorni, allora ne vale la pena. Una scoperta epocale. Lo lasciamo agire. Ovviamente tutti questi lavori li sto facendo con i guanti, solo che adesso li ho tolti per prendere la telecamera. Adesso lo faccio agire e poi lavo via tutto. Ho usato questo stesso prodotto anche sui rubinetti in bagno e brillano, non ho dovuto grattare niente, cioè proprio massaggiare delicatamente come nella pubblicità. È assurdo, perché uno deve faticare quando ci sono i prodotti. Adesso è tutto aperto perché comunque questi prodotti sono impegnativi per la salute e per il nostro corpo, motivo per cui non è che li uso tutte le volte che pulisco, cioè uso i soliti prodotti, sgrassatore, disinfettante, ma in quantità bassissime, perché sennò questi prodotti qua proprio non fanno benissimo. Però siccome la casa proprio ha bisogno di un po' di cure, erano necessari. E tra l'altro si è fatto tardissimo nel mentre, per cui oggi farò proprio, chiuderò con la muffa e il calcare qua in cucina e finirò di pulire bene le parti, diciamo quelle che si toccano nel bagno, anche se in realtà sto andando anche sulle piastrelle dei muri, e domani farò anche magari le finestre e quello che manca. Quanto lavoro c'è da fare in una casa? Tantissimo, tanto, però sono super contenta. Ho fatto anche delle altre scoperte, ma ve le dico dopo, se no oggi non finisco più. La mia frangia oggi è molto buffa. Vabbè. Oggi è domenica, avrei potuto continuare le mie pulizie di primavera, anche perché non sono neanche il 30% di tutta la casa, ma fuori c'è un tempo veramente triste. È tutto grigio e continua a diluviare. Per cui la scelta è stata quella di stamattina lavorare un po' al computer,
ho pubblicato un reel e poi doccina con solo la frangia, i capelli si lavano ormai domani, quindi saranno freschi per i contenuti che filmerò domani. Mi sono spalmata l'olio e mi sono messa addosso dei vestiti molto molto cosy, stile pigiama, stile coccole. E l'ultima cosa che vorrei fare prima di procedere con il montaggio di alcuni video sul computer, le prove per lo spettacolo, è quello di provare a posizionare questo aggeggino qua per sistemare l'abbigliamento da workout. Qui dicono che sia per le scarpe o per accessori, ma vediamo se funziona. Per me sì, perché l'idea è quella di mettere i set uno per ripiano o al massimo due, di modo da non doverli cercare troppo, e poi questo potrà essere riutilizzato un domani quando avrò un armadio un po' più grande. Poi sopra c'è bisogno di un po' di ordine, e quindi questo è il massimo che farò oggi: sistemare un po' l'armadio e poi dedicarmi a lavorare ad altri progetti che vanno un po' più insieme a questo tempo. Non va bene, è troppo lungo, quindi mi tocca riportarlo indietro e comprarne uno un pochino più piccolo. Bene, che bello. L'ultima cosa che ho fatto è stato lavare le finestre e appendere le tende lavate. Altra intrusione, perché mi sono dimenticata di dirvi che la rivelazione più grande è stata la spazzola. La spazzola per i pavimenti. La buona vecchia spazzola che veniva usata dalle donne di 40 anni fa o 50 anni fa. Forse qualcuno adesso mi manderà a quel paese perché la usa tuttora. E in questo momento vi capisco. So perché la state usando. Io non l'avevo mai usata in passato e la un attimo schifavo, ma mi sono resa conto che è una cosa magica. Praticamente puoi lavare tutto: muri, pavimenti, cioè robe piastrellate, puoi togliere le ragnatele, puoi lavare le finestre, cioè è una roba spaziale. Come ho fatto finora senza? Questo non me lo spiego. Bene, è tutto per oggi, è tutto per questo video. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!